Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, se vuoi, puoi guarirmi. Gesù, ti presento tutte le tristezze, le angosce, gli affanni, il senso di solitudine, di isolamento, di fallimento, tutti gli stati di depressione, disperazione, sfiducia, abbattimento, avvilimento, in cui tanto spesso mi trovo. Con le mie forze non riesco ad uscire da questi stati d'animo, di tristezza e di depressione. Intervieni tu, come sei apparso, ai due discepoli di Emmaus lungo la strada e hai rimesso la speranza nei loro cuori e sorriso sui loro volti. Così vieni accanto a me. Liberami da questi stati d'animo. Riempi il vuoto del mio cuore e della mia vita. Fammi emergere da ogni tristezza e abbattimento. Infondi in me lo Spirito Santo, spirito di conforto e di gioia, di speranza e di forza. Cuore di Gesù, confido e spero in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, ti adoro e ti ringrazio per la fede che mi hai dato nel battesimo. Tu sei il Figlio di Dio, fatto uomo. Tu sei il Messia Salvatore. In questo momento voglio dirti come Pietro: non c'è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale possiamo essere salvati. Ti accetto, Signore Gesù, nel mio cuore e nella mia vita. Voglio che tu ne sia l'assoluto Signore. Perdona i miei peccati, come hai perdonato i peccati del paralitico del Vangelo. Purificami con il tuo sangue divino. Io metto ai tuoi piedi la mia sofferenza e la mia malattia. Guariscimi, Signore, per il potere delle tue piaghe gloriose, per la tua croce, per il tuo preziosissimo sangue. Tu sei il buon pastore e io sono una delle pecore del tuo ovile. Abbi compassione di me. Tu sei il Gesù che ha detto: chiedete e vi sarà dato. Signore, il popolo della Galilea veniva a deporre i propri malati ai tuoi piedi e tu li guarivi. Tu sei sempre lo stesso, tu hai sempre la stessa potenza. Io credo che tu puoi guarirmi, perché hai la medesima compassione che avevi per i malati che incontravi, perché tu sei la risurrezione e la vita. Grazie Gesù per quanto farai. Io accetto il tuo piano d'amore per me. Credo che mi manifesterai la tua gloria prima ancora di conoscere come interverrai. Ti ringrazio e ti lodo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati. Ti prego di guarire i traumi che provocano turbamenti nel mio cuore. Ti prego, in particolar modo, di guarire quelli che sono causa di peccato. Ti chiedo di entrare nella mia vita, di guarirmi dai traumi psichici che mi hanno colpito in tenera età e da quelle ferite che me li hanno provocati lungo tutta la vita. Signore Gesù, tu conosci i miei problemi, li pongo tutti nel tuo cuore di buon pastore. Ti prego, in virtù di quella grande piaga aperta nel tuo cuore, di guarire le piccole ferite che sono nel mio. Guarisci le ferite dei miei ricordi, affinché nulla di quanto mi è accaduto mi faccia rimanere nel dolore, nell'angustia, nella preoccupazione. Guarisci, Signore, tutte quelle ferite che nella mia vita sono state causa di radici di peccato. Io voglio perdonare tutte le persone che mi hanno offeso. Guarda a quelle ferite interiori che mi rendono incapace di perdonare. Tu sei venuto a guarire i cuori afflitti. Guarisci il mio cuore. Guarisci, Signore, quelle mie intime ferite che sono causa di malattie fisiche. Io ti offro il mio cuore. Accettalo, Signore. Purificalo e dammi i sentimenti del tuo cuore divino. Aiutami ad essere umile e mite. Concedimi, Signore, la guarigione dal dolore che mi opprime per la morte delle persone care. Fa che possa riacquistare pace e gioia per la certezza che tu sei la risurrezione e la vita. Fammi testimone autentico della tua risurrezione, della tua vittoria sul peccato e sulla morte, della tua presenza di vivente in mezzo a noi. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo, per far perdere le anime. Amen. Augusta, Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, tu che hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, ti chiediamo umilmente di mandarci legioni celesti, perché al tuo comando inseguono i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia, e li respingano nell'abisso. Chi è come Dio? Santi angeli ed arcangeli, difendeteci e custoditeci. O buona e tenera madre, tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza. O madre divina, invia i santi angeli per difenderci e per respingere lungi da noi il crudele nemico. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia,
Vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.